Radio e l'evoluzione del suo linguaggio, il podcast. Questi temi affrontati nel corso del Festival di Comunicazione e Giornalismo che si è svolto a Bisceglie nei giorni scorsi. Vediamo. Come è fatta e cosa si nasconde dietro le quinte della radio? Cos'è il podcast e come funziona? Se ne è parlato nei giorni scorsi a Bisceglie nell'ambito della seconda edizione di Speaker and Speaking. Ti racconto la radio e il podcast a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Moschito e il Comune di Bisceglie con l'organizzazione e il finanziamento di Core con Puglia. La due giorni rivolta a chi ama la radio, a chi l'ascolta e chi è semplicemente affascinato da questo mondo si è sviluppata in quattro incontri per approfondire e conoscere più da vicino la radio e il podcast. Tra gli ospiti nazionali, la storica voce femminile di Radio Capital, Mary Cacciola. Il valore radiofonico è fantastico, soprattutto dal mio punto di vista per la lingua italiana, perché comunque tu ti puoi concentrare esclusivamente sul lessico, quindi anche sulle pause, anche su quello che, su come dici le cose. E dal punto di vista locale, io ho cominciato ovviamente come la maggior parte di noi in una radio locale e credo che le radio locali siano come i giornali locali, siano la vera forza dei piccoli centri, perché poi magari i grandi centri è una situazione un po' diversa e di solito le radio nazionali pensano ai grandi centri, quindi Roma, Milano, che ne so, Napoli, Palermo. In realtà la radio la si ascolta anche nei piccoli centri e la maggior parte dell'Italia è fatta da piccoli centri. E poi spazio anche ai segreti e all'evoluzione del linguaggio radiofonico, il podcast. Il giornalista Antonio Iovane, attraverso quello che oggi è tra i podcast più ascoltati d'Italia, ha raccontato l'omicidio della studentessa inglese a Perugia, Meredith Kercher. Tecnicamente è semplicemente un contenuto audio messo su una piattaforma. E negli ultimi anni ha preso molto piede ed è diventato tante cose diverse. Per il mio lavoro io produco e realizzo podcast narrativi, che sono podcast che raccontano storie vere, quindi con l'insert di molte voci, con l'intervista, con un lavoro giornalistico molto accurato nel tentativo di raccontare quella che è la realtà. E con Meredith è stato così. Per fare un podcast come quello sulla storia di Meredith Kercher naturalmente ci si deve documentare, bisogna leggere tutti gli atti, bisogna fare un vero e proprio lavoro giornalistico, ma poi raccontarlo in podcast significa fare qualcosa di diverso rispetto a scrivere un libro o realizzare, non so, un filmato televisivo, un documentario televisivo. È un linguaggio totalmente nuovo che richiede regole proprie. Pochi mesi fa Iovane ha pubblicato il libro dal titolo Podcast Narrativo, come si racconta una storia nell'epoca dell'ascolto digitale, che affronta compiutamente l'argomento, una forma espressiva che anche in Italia si sta affermando rapidamente. L'anno zero del podcast può essere il 2014, possiamo dire che il 2014, quando uscì negli Stati Uniti questo podcast che si intitola Serial e raccontava la storia di un omicidio, ma lo faceva con delle regole particolari che ne hanno, come dire, strutturato la natura.